tema dell'accessibilità che abbiamo trattato questa mattina al convegno è un aggiornamento di quanto abbiamo già visto negli anni passati. Dal 16 di settembre di quest'anno è uscito un aggiornamento della normativa sull'accessibilità che consente alle amministrazioni, tra cui le scuole, di applicare in modo più semplice la tematica dell'accessibilità, che però, attenzione, non va a impattare esclusivamente sul sito web dell'amministrazione, ma in tutto il processo di gestione informatica. Quindi le applicazioni, i documenti, tutto deve essere sviluppato in formato accessibile. Questo perché? Non solo perché è un diritto di tutti accedere ai documenti, ma anche perché vi consente di archiviare al meglio i documenti e vi consente la ricercabilità dei testi all'interno di file. Un documento scansionato è un'immagine, è una fotografia, non si può cercare, non si può riutilizzare. Anche per la trasparenza quindi è un problema. Quindi è necessario cosa? È necessario, seguendo tutti gli ultimi aggiornamenti normativi, pensiamo al protocollo informatico, all'archiviazione documentale, alla fatturazione elettronica, all'accessibilità stessa, dobbiamo garantire a chiunque di poter usare i documenti, archiviarli, gestirli e quindi imparare ad utilizzare anche dentro l'ambito lavorativo ciò che comunemente usiamo in ambito familiare, le nuove tecnologie, l'uso degli smartphone, l'uso dei computer. Quindi non dividere il mondo lavorativo da quello effettivo, perché sono entrambi mondi reali che vanno uniti. Non bisogna analogizzare il digitale, bisogna creare nuove procedure in sostituzione di quelle vecchie per garantire una fruibilità a tutti con semplicità 24 ore su 24. Questa è la rete che non è una novità perché è nata 25 anni fa. Dobbiamo finalmente portarla in pubblica amministrazione. Usiamo le norme che ci sono, partiamo dal CAD che esiste dal 2005, quindi sono 10 anni che si parla della tematica dell'uso del digitale nella pubblica amministrazione. Cerchiamo di recuperare il tempo perso, cerchiamo di lavorare tutti per migliorare la pubblica amministrazione. Anche il vostro contributo porterà a un miglioramento della PA.